con Affari Tuoi sta raggiungendo un successo che neppure Amadeus aveva toccato. Stefano De Martino sta vivendo un momento d'oro, si è tolto di dosso l'etichetta sgradevole di raccomandato e si sta affermando come uno dei conduttori più interessanti della nuova generazione. Al Corriere della Sera si è confessato, raccontando degli inizi di Belén Rodriguez, rivelando un dettaglio sulla sua donna ideale e raccontando degli inizi. Racconta di come l'impatto con il successo non sia stato facile. Agli inizi, con amici, quando tutti mi fermavano nella metro. In quel periodo ho avuto su me stesso pensieri fuori misura. Per fortuna subito dopo sono andato a New York, dove sono entrato in una compagnia di ballo, ed ero l'italiano che si distingueva perché non sapeva parlare bene l'inglese. È stato prezioso per ridimensionarmi, Stefano De Martino, Belen, ecco perché è finita. Della De Filippi, che lo ha di fatto lanciato, dice: Maria è una donna molto intelligente, guardandola fare il suo lavoro mi sono appassionato anch'io. Allora era molto lontana da me l'idea di fare il conduttore. Televisivamente parlando mi sento suo figlio, ed ero anche un fan del Maurizio Costanzo Show, era bravissimo a fare il fritto misto. Poi ha spiegato di come Belen non fosse il suo ideale assoluto di donna. Una donna così bella ha creato attorno a me il falso mito che mi piace solo quel tipo di donna. Non è vero, di lei mi affascinava la luce, l'ambizione, questa voglia di mondo che era la mia stessa voglia. Poi, sulla fine della loro relazione ha sottolineato, gli amori si compiono. O si resiste al tempo con affanno, o si ha il coraggio di dire che è stato molto bello. L'unico amore eterno è quello tra genitori e figli. Quanto ai gossip, cominciando da Alessia Marcuzzi, dice, sì, ogni mese ce n'è una nuova. Mentre è vero che mi piace frequentare persone più grandi di me, che hanno da insegnarmi qualcosa. Seguendo questo schema, però, dovrei uscire con le ottantenni.